Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di cronaca perché c'è anche l'imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli tra le cinque persone finite questa mattina agli arresti domiciliari per corruzione e turbativa d'asta per appalti della ASL di Pescara. Oltre ai cinque arrestati, fra cui due funzionari dell'azienda sanitaria, altre 13 sono le persone indagate. Andrea Costantini. Cinque persone, tra cui imprenditori della sanità e dirigenti della ASL di Pescara, sono finiti agli arresti domiciliari in un primo filone investigativo per corruzione e turbativa d'asta negli appalti dell'azienda sanitaria. Altre 13 persone risultano indagate. Tra i destinatari delle misure cautelari vi è anche l'86enne imprenditore pescarese Vincenzo Marinelli, arrestato dagli uomini della squadra mobile della Guardia di Finanza di Pescara stamani, assieme al suo collaboratore Graziano Canonico, mentre erano a Grottamare, nell'Ascolano, dove Marinelli si trovava quale accompagnatore della nazionale Under 21. I cinque provvedimenti sono stati firmati dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara, coordinata dal procuratore capo Giuseppe Bellelli, il quale ha diramato una nota nella tarda mattinata nella quale si fa riferimento al condizionamento di almeno 5 gare d'appalto per un valore complessivo pari a 35 milioni di euro, con costosi doni, cene conviviali, promesse di incarichi remunerativi e con vere e proprie tangenti di denaro che il noto imprenditore della sanità pescarese direttamente o tramite suoi emissari, tra cui Canonico, faceva pervenire alla direttrice dell'unità operativa complessa acquisizioni beni e servizi della ASL, Tiziana Petrella, anche lei agli arresti. L'uso di fatture false emesse da enti e società compiacenti al gruppo e la creazione di appositi fondi consentivano di creare la provvista di denaro necessario per le tangenti. Domiciliari anche per un altro funzionario pubblico in servizio presso la stessa unità operativa complessa, Antonio Verna, che ha intrattenuto i rapporti con Marinelli quando la suddetta dirigente aveva appreso di essere sotto indagine, e per un altro imprenditore della sanità, Fabio Tonelli, che in virtù dei rapporti intrattenuti con i dirigenti dell'ASL coinvolti e in cambio di denaro è risultato affidatario diretto di diverse commesse e di gare per la fornitura di dispositivi di protezione individuale. Le cinque misure sono state emesse per il pericolo di reiterazione delle condotte illecite. Altre due richieste non sono state soddisfatte dal GIP. E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata alle elezioni amministrative. Pierluigi Biondi resta sindaco dell'Aquila, il candidato del centrodestra, ha sfiorato quota 55% delle preferenze e ha vinto il primo turno delle amministrative. Delusione invece da parte di un diviso centrosinistra, Giuseppe Dintino. Una vittoria schiacciante quella di Pierluigi Biondi alle amministrative dell'Aquila. Il sindaco uscente, che ha ottenuto il 54,39% delle preferenze, ha vinto già il primo turno e governerà il capoluogo di regione per ulteriori 5 anni. E gli aquilani hanno deciso di continuare a garantirci quell'apertura di credito che ci avevano fatto 5 anni fa. Siamo molto contenti, siamo molto onorati e siamo anche molto responsabilizzati per tutto ciò che dovremo fare, perché L'Aquila è una città complessa, L'Aquila è una comunità che ha tante esigenze, giustamente esigente, e noi dobbiamo essere all'altezza di questo compito. Una vittoria trainata dalla coalizione, frutto della compattezza del centrodestra, di cui Fratelli d'Italia nettamente capofila. La coalizione, che oltre ai meloniani comprende Lega, Forza Italia e tre liste civiche, è stata scelta dal 58,61% di chi si è recato alle urne. Ieri, al fianco del riconfermato primo cittadino, un festante Marsilio. Le polemiche stanno a zero. Chi ha voluto fare una campagna elettorale di basso livello, con accuse senza senso, si ritrova con le pive nel sacco. Questa è la risposta vera che ci si aspettava dagli aquilani ed è arrivata come previsto. Pierluigi se lo è meritato, è il sindaco giusto per questa città, per il capoluogo, un asset fondamentale non solo per l'Aquila ma per l'intera regione Abruzzo. Flop senza scusanti del centrosinistra, un centrosinistra spaccato a metà. Americo Di Benedetto ha ottenuto il 23,78% delle preferenze, mentre Stefania Pezzopane si è fermata al 20,62%. Ma nemmeno
almeno sommando queste due percentuali si sarebbe superato il risultato di Biondi. Le due coalizioni di centrosinistra hanno ottenuto rispettivamente il 16,96 e il 23,57% delle preferenze. Salta all'occhio il tracollo dei 5 Stelle, che non sono riusciti a raggiungere l'1% dei voti. Simona Volpe, infine, è stata scelta dal 2,24%, la sua lista dallo 0,87%. A recarsi alle urne sono stati poco più di 3 aquilani su 5. E nessuno dei 4 candidati a sindaco di Ortona invece è riuscito a vincere al primo turno. Il ballottaggio sarà tra Leo Castiglione e Ilario Cocciola. Al secondo turno nessun apparentamento, dicono i candidati. Bisognerà attendere il 26 di giugno per conoscere il nome del prossimo sindaco di Ortona. Nessuno dei 4 candidati al primo turno è riuscito a superare quota 50% delle preferenze e quindi si andrà al ballottaggio. Tra 2 settimane gli ortonesi saranno chiamati a scegliere tra Leo Castiglione, sindaco uscente sostenuto da 5 liste, e Ilario Cocciola con 7 liste al seguito. È stata una bella campagna elettorale che continua dopo il primo tempo e continuerà anche il 26, quindi ci confronteremo sui programmi, su quello che abbiamo già detto in questi giorni. E ho fatto 38 comizi su tutto il territorio. Siamo molto molto soddisfatti, considerato che il sindaco uscente diceva che vinceva a primo turno, quindi una bella battuta d'arresto, però vediamo quello che uscirà. Noi confidiamo molto in un elettorato attivo che sia partecipe di quello che abbiamo proposto. Certo, è una partita diversa da quella attuale. Al primo turno Castiglione ha ottenuto il 42,25%, meglio di lui la coalizione, con il 46,44% delle preferenze. Situazione opposta sull'altro fronte, Cocciola si è portato a casa il 35,13%, mentre la coalizione si è fermata leggermente più in basso, al 34,59%. Non c'è spazio per nessun apparentamento in vista del ballottaggio, dicono i candidati sindaco. E termina invece la campagna elettorale di Angelo Di Nardo, candidato di un centrodestra orfano di Forza Italia e UDC. Di Nardo è stato scelto dal 20,39% dei votanti, la coalizione ha ottenuto il 17,59% delle preferenze. Ultimo Francesco Terra con il 2,24%. La sua lista Ancora Italia, ispirata da Diego Fusaro, ha ottenuto l'1,42%. A recarsi alle urne sono stati meno di 3 ortonesi su 5. Chiara Trulli invece è il primo sindaco donna a Spoltore. Senza storia alla competizione elettorale, il comune dell'area metropolitana pescarese si conferma roccaforte di un centrosinistra che ha avuto vita facile contro le divisioni del centrodestra. Che fosse favorita era chiaro nell'ottica di una continuità amministrativa e di una tradizione radicata che vede Spoltore roccaforte del centrosinistra. Ma Chiara Trulli, primo sindaco donna del comune dell'area metropolitana pescarese, ha sbaragliato la concorrenza e vinto al primo turno superando il 60% delle preferenze. Bisogna tornare al 97 per un dato paragonabile al primo successo di Donato Renzetti, da vice sindaco a primo cittadino, e pronta a raccogliere il testimone da Luciano Di Lorito. I primi 100 giorni ci vedranno impegnati sicuramente nel lavorare per continuare sulle progettualità già avviate, le grandi opere che attendono appunto di essere portate a compimento a Spoltore, e poi anche sull'ordinario, rendere la città più bella, più sicura, tutto quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale e che manterremo. PD di gran lunga il primo partito, 36,5% di preferenze e 7 seggi in consiglio comunale, con presenze molto forti quali Lucio Matriciani, il più votato con 673 preferenze, Quirino Di Girolamo e Stefano Sebastiani sfiorano le 500, 2 seggi a testa per le liste Sinistra Civica e Insieme, nessuno per il Movimento 5 Stelle. Entrano in consiglio i 3 candidati sconfitti, Marco Della Torre, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, che prendono un seggio a testa, e UDC 20,9%, il civico Nelson Anzoletti 10% e Pierpaolo Pace della Lega 9%. Sconfitta chiara e analisi che puntano il dito verso una scarsa affluenza, appena sotto il 55% degli aventi diritto. La cosa più allarmante sia il 45% di gente che non è voluta andare a votare, questo la dice lunga sul disinteresse della vita politica spoltorese, forse legato anche a questi 30 anni di sinistra, per cui
la gente è sfiduciata. Con sindaco che è espressione di un quarto della popolazione della città di Spoltore. Questo sicuramente non sarà rappresentativo per la fusione sulla Nuova Pescara e questo sinceramente mi preoccupa, per cui il mio impegno è quello di difendere con i denti gli interessi del territorio e dei nostri cittadini. Nella Teramano invece i cittadini di Martinsicuro e Tortoreto confermano i sindaci uscenti. Senza passare per il secondo turno, Massimo Magnoni si riconferma primo cittadino di Martinsicuro con un consenso mai in discussione. Stessa cosa a Tortoreto, che riconferma Domenico Piccioni alla guida della città. Due riconferme per i comuni della costa teramana al voto. A Martinsicuro sarà Vagnoni bis, così come a Tortoreto, dove i cittadini hanno premiato il sindaco uscente Domenico Piccioni. Nell'unico comune superiore ai 15.000 abitanti dunque non ci sarà bisogno del ballottaggio. Un vero e proprio plebiscito quello per Massimo Vagnoni. Per lui 5.307 preferenze, pari al 79,21% di consensi, su Simona Lattanzi del centro-sinistra, che si è fermata a 1.125 preferenze, pari al 16,79% di consensi, ed Emma Zarroli che ha chiuso al terzo posto con il 4%, con sole 268 preferenze. 13 seggi conquistati dalla coalizione vincente, 5 alla lista Continuiamo Insieme, 4 a testa per Progetto Comune Martin Rosa. 3 seggi invece per la coalizione civica di centrosinistra, insieme alla candidata Simona Lattanzi, un seggio a testa per Partito Democratico ed Europa Verde. Restano a secco Piazza Grande e la terza candidata Emma Zarroli, presidente del Consiglio Comunale uscente. Mai nella storia recente di Martinsicuro un primo cittadino aveva strappato il mandato bis. Una bella attestata di stima nei confronti di tutto il gruppo, quindi questo ci deve dare ancora più responsabilità, perché la gente ci chiede di fare delle cose importanti, e noi abbiamo il dovere di farle, quindi questo è un risultato che sicuramente ci riempie di orgoglio da una parte, ma anche di responsabilità. Gli obiettivi sono tanti, non è un problema tanto chi comporrà questa squadra, ma io ho sempre detto che tutte le persone sono candidate faranno parte di questo progetto, poi gli eletti insieme a me avranno dei ruoli in consiglio, ma questo è un comune che si amministra tutti quanti insieme con lo stesso spirito, quindi profilo basso, umiltà, abnegazione, lavoro, e quindi su questo andremo avanti. Vittoria larga anche per Domenico Piccioni a Tortoreto. Il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, ha maturato una vittoria larghissima nelle proporzioni, 3.503 preferenze con il 69,50% di consensi rispetto ai due sfidanti. La candidata della lista Tortoreto più Libera da Meglio ha raccolto 999 voti, pari al 19,82%, mentre Nico Carusi, candidato a Trazione Lega, con la lista Cambia Tortoreto ha raggiunto le 538 preferenze, pari al 10,67%. 11 i seggi che si porta a casa dunque Domenico Piccioni, 3 Libera da Meglio e 2 Nico Carusi. Tra i più votati Anna Sordo, 821 preferenze, Giorgio Ripani, 724 e Alessandra D'Antonio, 421. Noi siamo la lista proprio chiamata Sì, Amo Tortoreto, Siamo Tortoreto, e questo è quello che i nostri concittadini hanno apprezzato e ci hanno dato per questo questa grandissima, enorme fiducia, e per noi è ancora più grande, perché avere un consenso così grande ci riempie di grosse responsabilità per questi prossimi 5 anni. Chiudiamo la pagina delle elezioni amministrative con il bollettino Covid. Sono 920 nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo, emersi dall'analisi di 1671 tamponi molecolari e 4532 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 14,83%. 2 decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale a 3.353. Prosegue la graduale riduzione dei ricoveri. Gli attualmente positivi sono 17.345, 126 pazienti, meno 3 sono ricoverati in ospedale in area medica e 1, numero invariato, in terapia intensiva. Tutti gli altri ovviamente sono in isolamento domiciliare. I guariti in più rispetto a ieri sono 615. Le variazioni provincia per provincia: 225 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 273 in provincia di Chieti, 191 in provincia di Pescara, 199 in provincia di Teramo, 16 per persone che risiedono fuori regione e altri 16 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini sarà a Teramo giovedì 16 luglio per incontrare associazioni e istituzioni. I temi
Dibattuti saranno principalmente la pace e il lavoro. L'iniziativa è stata promossa dalla CGIL provinciale. Tania Bonici Castelli. La CGIL di Teramo chiama e Maurizio Landini risponde. Il segretario nazionale del sindacato sarà in città la mattina di giovedì 16 giugno per un dibattito con associazioni e istituzioni che si svolgerà nello stabilimento dell'ex Villeroi. Al centro dell'incontro la pace, il lavoro, la democrazia, la giustizia sociale e lo sviluppo del territorio. Un voler camminare insieme è questa la proposta della CGIL teramana in un momento di grave recessione. Il futuro bisogna deve essere riprogettato mettendo il lavoro al centro della discussione. Al centro della discussione significa anche al centro dell'elaborazione politica e sociale, e purtroppo non è così. Noi abbiamo il lavoro in questo territorio, in Italia in maniera più generale, che purtroppo da troppi anni trova in qualche modo solo una attenzione marginale, e lo vediamo poi da tutti i dati, insomma, il salario ultimo per ultimo, insomma, il dato di un salario italiano che è il più basso in Europa e dove è in qualche modo più basso rispetto a 30 anni fa. Rappresenterete questo territorio a Landini? Questo territorio ha avuto anche un passato importante dal punto di vista dell'attività industriale ed occupazionali, e che purtroppo rispetto a quel passato oggi non siamo più all'altezza. Ecco, è un interrogativo che noi vogliamo porre, perché in pratica da troppi anni anche questo territorio sta scivolando indietro, e noi pensiamo che però, quindi camminiamo insieme, che possiamo in qualche modo mettere in campo una nuova alleanza tra diverse associazioni, tra attività in qualche modo diciamo che sono economiche e sociali e che sanno riconoscere quelli sono i bisogni di questo territorio, e quindi per un progetto di rilancio del territorio. Andiamo a Silvia adesso. Dopo le dimissioni di Massimo Santone per questioni familiari, il sindaco di Silvia ha nominato Andrea Di Cenzo, al quale saranno assegnate le stesse deleghe: turismo, pubblica istruzione e protezione civile. Stefano Recanati. Il sindaco di Silvia, Andrea Scordella, nella giornata di oggi nominerà il nuovo assessore che prenderà il posto del dimissionario Massimo Santone. Nel segno della continuità, la scelta è ricaduta su Andrea Di Cenzo del gruppo Vivere Silvi. Un segno di maturità, lo ha definito il primo cittadino, per continuare un lavoro iniziato insieme al gruppo. Naturalmente voglio fare i ringraziamenti a Massimo Santone per l'impegno profuso, e voglio ribadire, insomma, le scelte che sono solo di natura personale, familiare, dunque a cui faccio in bocca al lupo. Naturalmente abbiamo scelto di dare continuità, abbiamo fatto una riunione, un incontro di maggioranza delle forze politiche, la continuità va sulla scelta del gruppo Vivere Silvi, dunque con la nomina di Andrea Di Cenzo. Il nuovo assessore rileverà le deleghe del suo predecessore, ovvero turismo, pubblica istruzione e protezione civile, oltre ad occuparsi di sport, così come fatto in questi anni da consigliere. L'intera amministrazione, l'intera maggioranza politica ha voluto andare sul lavoro che era stato creato, diciamo, nei mesi precedenti, e dunque Andrea Di Cenzo porterà a compimento, dato che collaborava già con l'assessore Santone, su i tanti progetti che per l'estate sono pronti. La rinuncia di Santone ha suscitato immediatamente la reazione della minoranza, soprattutto quelle del Partito Democratico, che parla dell'ennesimo fallimento dell'amministrazione comunale. Infatti solo un anno fa Santone aveva lasciato il gruppo consigliare della Lega per costruire proprio insieme a Di Cenzo il gruppo civico, e che poco dopo portò ad un rimpasto di giunta. Accuse però rimandati al mittente dallo stesso primo cittadino, il quale conferma come Massimo Santone continuerà ad aiutare, seppur dall'esterno, questa maggioranza. Sappiamo che aveva problemi personali, però la maggioranza è coesa, le forze politiche sono coese, questa è una coalizione centrodestra che sta portando avanti i propri obiettivi, i propri programmi anche per il futuro, e siamo convinti che saremo ancora più forti rispetto, diciamo, ai mesi scorsi. Andiamo a Pescara adesso. Presentato in comune il progetto di recupero di uno degli edifici storici simbolo della vecchia Pescara. I lavori saranno coordinati dalla Soprintendenza ai beni architettonici, che già nelle prossime settimane darà seguito all'iter per l'affidamento. L'attenzione dell'amministrazione comunale alla valorizzazione di uno degli scorci più caratteristici della città.
Tarraco, una città che recupera un bene di alto pregio architettonico. Presentiamo il progetto esecutivo del Circolo Canottieri, che è un simbolo per la nostra città, è un esempio di architettura razionalista sportiva dei primi del Novecento, dove anche D'Annunzio ha messo il suo timbro. Per troppo tempo quella struttura è stata abbandonata, oggi la recuperiamo attraverso un intervento di grandissima qualità, curato e seguito dalla sovrintendenza ai beni ambientali, ma questo intervento rientra in un più ampio intervento di riqualificazione di tutta la zona dal punto di vista storico, culturale, identitario, perché abbiamo il campo Rampigna dove sono stati trovati resti che risalgono a 2400 anni fa, abbiamo il bastione San Vitale dove RFI sta intervenendo per il suo recupero con grande qualità, quindi recuperiamo tutta un'area che per la città veloce, per la città che guarda avanti, è importantissima, perché è la storia, è i piedi ben piantati per terra nella nostra cultura, nella nostra identità. È compito della sovrintendenza tutelare tutte le fasi storiche di un edificio. Sono una fervente sostenitrice dell'opportunità di rilanciare anche la bellezza dell'architettura moderna e di quella contemporanea, anzi mi spingo anche oltre, dell'opportunità che l'architettura contemporanea entri in tutto ciò che è antico, in tutto ciò che tuteliamo, senza mai andare in competizione ma in un dialogo costante. È sicuramente un edificio complesso che ha subito nel tempo una serie di modifiche e quindi è sempre difficile il ruolo nella progettazione tra trovare l'equilibrio tra ricreare un qualche cosa che non è in linea con magari i principi del restauro e riuscire comunque invece a mantenere una strada corretta filologica. È un lavoro impegnativo che nei prossimi mesi ci vedrà coinvolti nelle procedure di evidenza pubblica per individuare l'operatore economico che potrà eseguire i lavori. Lo attenzioneremo particolarmente perché è comunque un punto di partenza, a mio avviso, di una riqualificazione di tutta quanta l'area su cui è importante investire. Perfetto. A Montesilvano adesso oltre due mesi di eventi fra musica, spettacolo e intrattenimento, presentato dalla Giunta De Martinis il cartellone degli eventi estivi. Paolo Renzetti. Oltre due mesi di grandi eventi, spettacolo, sport, musica, ma non solo, ma soprattutto eventi a 360 gradi e per tutte le età. Sì, quest'anno abbiamo deciso di regalare un calendario davvero importante, molto variegato, per accontentare tutti i gusti e tutte le fasce d'età. Ci saranno artisti di caratura nazionale, ma anche molti artisti locali che amiamo comunque far esibire, anche per dare spazio a chi insomma è del territorio. Dopo due anni in cui siamo stati precauzionalmente attenti per quello che riguardava insomma tutto quello che ruotava attorno all'emergenza Covid, quest'anno abbiamo voluto in qualche modo riprendere un percorso che avevamo lasciato nel 2019, peraltro una stagione da ricordare, coronata insomma dal concerto di Jovanotti, che insomma è stato una tappa importantissima non soltanto a livello comunale ma anche nazionale, e abbiamo appunto voluto riprendere un percorso regalando alla città e ai turisti qualcosa di davvero importante. Avevamo in mente di proseguire come fatto negli altri anni con una serie di micro eventi diffusi sul territorio, ma abbiamo poi deciso di, anche forti della fine dell'emergenza, di regalare, oltre a micro eventi appunto che si terranno su tutto il territorio che verrà coinvolto, anche di ripristinare il Teatro del Mare, aree più vaste del territorio dove poter portare avanti anche dei grandi eventi. Anche a Pescara nasce Donatori Nati Polizia di Stato, l'iniziativa di donazione del sangue per gli operatori appunto della Polizia di Stato. Nasce anche in Abruzzo Donatori Nati Polizia di Stato, l'associazione che da 18 anni su tutto il territorio nazionale è impegnata nella raccolta di sangue e nella divulgazione della cultura del dono del sangue. La presentazione della nuova associazione si è tenuta questa mattina nel corso della giornata mondiale del donatore presso il centro polifunzionale della Polizia di Stato di Pescara, alla presenza fra gli altri del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, del questore Luigi Liguori,
colonnello Gaetano La Rocca del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del presidente Donatori Nati Abruzzo, Graziano Morresi, che ha illustrato l'iniziativa. Gli obiettivi dell'Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato è quello di propagandare la donazione, quindi andare nelle scuole, andare negli uffici dove c'è la possibilità di trovare gente che voglia donare il sangue, perché la donazione del sangue è una cosa importantissima, fa bene alla salute, fa bene anche a chi lo dona, perché gli dà anche il sistema, anche l'assistenza morale, perché è bello sapere che col suo sangue qualcuno può vivere. Ieri mi è arrivata la notifica che la regione ci ha riconosciuto come donatori Abruzzo, donatori nati Abruzzo. E quindi fino adesso stavamo lavoravamo con l'Avis, che ci collaborazione dell'Avis all'interno della scuola di polizia, abbiamo fatto un paio di maratone, abbiamo raccolto una cinquantina di nuovi donatori che seguitano poi a donare, perché una volta che ci hanno conosciuto i poliziotti non potevamo lavorare fuori, perché se poi dopo chiedi alle persone di venire a donare e poi non lo puoi far donare, allora non era possibile farlo. Da adesso cominceremo a lavorare, pandemia permettendo, rientreremo nelle scuole, andremo a fare dei convegni, delle cose nelle scuole, per farci conoscere, per far conoscere soprattutto ai giovani l'importanza della donazione. Sport adesso, andiamo in Serie D, perché con una nota il presidente del Notaresco Salvatore Di Giovanni ha fatto sapere che si è chiusa la sua esperienza a Notaresco iniziata nel 2018. Comunico, ha scritto, il mio disimpegno ad ogni tipo di prosecuzione gestionale. Con i tifosi, si legge nella nota, non è mai scoccata la scintilla, considerando che sin dall'inizio del campionato la squadra è stata sistematicamente contestata. Questa cosa, assieme a molte altre cose accadute in questi anni, ci hanno fatto sentire come ospiti in casa propria. Per quanto concerne il nostro gruppo imprenditoriale, siamo in attesa di prendere decisioni. Ci sono delle possibilità anche per la cessione del titolo con la piazza di Notaresco, che in questo caso avrebbe la priorità. Rimaniamo in Serie D, parliamo del Chieti, perché diversi imprenditori hanno risposto all'appello del Comune e hanno partecipato all'incontro di ieri al Teatro Marruccino per dare continuità sportiva al sodalizio nero-verde. Giorni di fermento a Chieti per salvare la squadra di calcio fresca di permanenza in Serie D, ma dopo la doccia gelata con l'annuncio del disimpegno del patron Giulio Trevisan e del presidente Antonio Mergiotti, comincia a filtrare ottimismo circa la possibilità che un pool di imprenditori cittadini possa rilevare le quote sociali e programmare la prossima stagione. Ieri al Teatro Marruccino c'è stato un incontro promosso dall'amministrazione comunale, cui ha partecipato anche il prefetto Armando Forgione e rappresentanti di forze economiche di Chieti, Cinzia Turli Annamico per la Lazzaroni, l'oculista Cristian Poglio, il dottor Lello Di Vito, il direttore di Megalò Pietro Mauro, l'attuale patron Giulio Trevisan e l'avvocato Marco Mattioli, già dirigente sportivo di Chieti e Feralpi Salò. Lavori e incontri proseguiranno per pianificare un progetto sportivo teso a riportare in alto il Chieti e in prima istanza a garantirne la continuità sportiva. Gli imprenditori intervenuti hanno dato una disponibilità, ci sono anche altri imprenditori che hanno manifestato interesse pur non essendo presenti alla riunione di ieri. Siamo felici perché c'è stata una grande risposta da parte del tessuto economico e soprattutto perché da squadre, come una squadra, stiamo mettendo in campo delle soluzioni che siamo convinti potranno dare, appunto, continuità sportiva al Chieti e soprattutto potranno dare una prospettiva alla squadra in un momento importante come quello del centenario. Particolare interesse ha suscitato la presentazione di un progetto illustrato dall'avvocato Mattioli, che passa per il rafforzamento di settore giovanile, area media e comunicazione e brand e commercializzazione dei servizi. Ha portato un valore aggiunto, specie in una fase organizzativa societaria, sia da un punto di vista di quella che potrebbe essere la struttura operativa, sia quella che è l'importanza del settore giovanile e anche di un rilancio del marketing sportivo della società, che insomma è qualcosa di molto importante.
Prima di chiudere una notizia di volley, perché Matteo Bertoli, dopo l'esperienza con l'Abba Pineto, torna in un'altra formazione abruzzese, ovvero all'Impavida Ortona, che conferma anche il palleggiatore Leonardo Ferrato, per lui un biennale. E con questa notizia chiudiamo l'edizione del TG6 delle ore 19. Vi ricordo questa sera a partire dalle 21 il secondo appuntamento della stagione con Vision Air, il programma ideato e condotto da Giuseppe Dintino con tanti ospiti. Alle 23 invece l'edizione numero 3 del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.